Ciao a tutti cari ragazzi, bentornati all'interno dell'angolo del Guerz. Questo è Meizu Pro 5. Dopo un mese di utilizzo che nell'ultimo periodo è diventato molto intenso per questo device, quindi facciamo subito partire la nostra sigla. Eccoci qui dunque cari ragazzi, Meizu Pro 5, dopo un mesetto di utilizzo davvero molto intenso. Avete visto il video unboxing, avete visto la recensione, nonché c'è stato anche un focus un pochino leggermente più approfondito sul Pro 5, sulla Flyme 5.0 in versione beta che è arrivata all'interno del Meizu. Però insomma devo dire che l'ho levata quasi subito perché obiettivamente non era così affidabile come lo è al momento la Flyme 4.5.2 versione A, quindi non la versione internazionale. Sapete bene che il dispositivo ci arriva in test da grossoshop.net. Uno smartphone che devo dire, anzi non ve lo nascondo, è uno dei miei preferiti di questo 2015, perché comunque Meizu ha costruito un corpo unibody davvero molto bello, lo si vede anche dal video. Poi insomma, se non avete visto la video recensione, guardatelo all'interno del canale YouTube. In tanti lo scambiano per un iPhone 6 Plus, iPhone 6 o 6S, sempre Plus che sia, perché comunque le forme, lo chassis, tutto il corpo, ecco, ricorda molto un iPhone, soprattutto la parte frontale. Se andiamo ad abbuiare il display, vedete come un po' assomiglia ad iPhone 6S o 6S Plus. 6 Plus o 6S Plus. In realtà qui c'è qualcosa di molto differente. Abbiamo Android, abbiamo la versione della Flyme, l'interfaccia ormai la conoscete, tutte le app sono a display con anche la possibilità di integrare dei widget. C'è il centro notifiche con i vari toggle rapidi che escono in questa modalità qui. Obiettivamente la 5.0 è molto più bella graficamente parlando per quanto riguarda l'interfaccia, però obiettivamente se devo scegliere tra la bellezza e tra 6 ore e mezzo di display, preferisco 6 ore e mezzo di display, magari avere qualcosa di più brutto a vedersi. Però diciamo che nell'uso quotidiano questa 4.5.2 è veramente imbattibile al momento. Poi obiettivamente aspetto con ansia la 5.0 stabile per poi installarla e magari fare un focus più approfondito, perché ragazzi è uno dei dispositivi secondo me più belli ed è forse uno dei miei preferiti di questo 2015, perché oltre ad avere comunque un corpo interessante, un corpo in metallo, avere caratteristiche tecniche all'avanguardia, abbiamo l'ultimo processore Samsung, abbiamo 32 GB di memoria interna, 3 GB di memoria RAM, espandibile addirittura con micro SD. C'è anche la versione 64 GB, 4 GB di memoria RAM, poi il tutto non cambia, rimane sempre uguale. Questa è la colorazione nera, secondo me la più elegante, visto anche l'effetto che fa a fronte retro. Se no c'è anche la colorazione bianca, che ha un retro identico, cambia solamente il frontale, che ha il display bianco. Sensore che funziona benissimo, guardate che spettacolo, eccolo qua, è già sbloccato. Fotocamera Sony 21 megapixel, riesce a scattare foto direi di buonissima qualità, abbiamo anche video in 4K. La fotocamera in un primo momento mi sembrava meglio quella di Meizu MX5, qui abbiamo sempre il sensore chiaramente Sony, autofocus laser. Insomma, devo dire che dopo un pochino, magari anche vedendo altre fotocamere, mi sono leggermente ricreduto su questa fotocamera. Non mi sembra come S6 Edge Plus e Note 5, però devo dire che obiettivamente è un'ottima fotocamera. Pensate bene quanto anche costi questo smartphone, vi lascerò anche il link in descrizione per andarlo a acquistare con Guerz-5, il codice sconto di 5€ se volete risparmiare ancora qualcosina. Quindi diciamo un comparto multimediale che mi ha entusiasmato più di tanto. Non devo dire all'interno, se no Fabio mi bacchetta all'interno, mi bacchetta dentro i commenti su YouTube, e poi non devo dire Google, ma devo dire Google. Ecco, devo stare un pochino attento nei video, però insomma mi fate schiantare dal ridere proprio quando vado a leggere i commenti su YouTube. E l'angolo del Guerz serve anche questo, perché mi metto qui tranquillo e inizio a parlare dello smartphone. Come sono trovato con il cavo USB di tipo C, Type-C? Obiettivamente ci si fa l'abitudine, però ancora io preferisco due USB standard, i micro USB, perché non fondamentalmente un micro USB
si trova sempre a giro in casa o se si va anche da un amico, c'è sempre il verso di comunque poter ricaricare lo smartphone, perché obiettivamente il micro USB va per le fotocamere, insomma c'è tante possibilità di trovare un cavo proprio durante un'emergenza. Mentre il Type-C, se non te lo porti dietro, è difficile trovare un tuo amico che abbia un Type-C in casa, e quindi dobbiamo mentalmente pensare di portarsi o dietro il cavo o comunque di uscire con lo smartphone carico. Ok, che questo dura un botto la batteria, però obiettivamente dobbiamo organizzarci prima di uscire, e questo non è mai semplice. Lo smartphone poi, devo dire, è meraviglioso, ricezione wifi ottima, ricezione anche della cella, io uso 3 Italia, 3G, LTE, funziona bene, manca la banda 800 chiaramente, però nel mio caso me ne può fregare il giusto, visto che 3 Italia più o meno non si appoggia mai alla banda 800. E poi che altro dire, la batteria, ormai lo sapete, l'avete visto in penso tutte le video recensioni possibili e immaginabili, dura un botto, ma veramente un botto, è spettacolare, mai visto. Addirittura c'è un mio amico Daniele che è arrivato a 8 ore e 45 di display con questo smartphone. Mi piacerebbe obiettivamente provare il 4 GB di memoria RAM, 64 interna, per vedere se cambia obiettivamente qualcosa, ma stiamo veramente parlando di inerzie, perché pensate bene, 76.000 il punteggio di AnTuTu di questo device. Nell'angolo di guerze voglio anche parlarvi in questo mese cosa anche mi è piaciuto. Ingresso jack da 3,5 mm con cuffie Xiaomi, che l'avete vista all'interno del video, si sente benissimo. L'altoparlante di sistema funziona bene, l'audio non è gracchiante assolutamente. Lo speaker e gli altoparlanti sono ottimi di questo device, soprattutto quando ascoltiamo un MP3, quando ascoltiamo una canzone il suono è fortissimo, alle volte dà quasi fastidio, ragazzi, se siamo in un ambito chiuso. Vi faccio sentire una song al volo, aumentiamo il tutto. Meraviglioso proprio l'audio, a parte la canzone ho presa al volo, niente di che, quindi un audio spettacolare. Le notifiche non ne ho mai persa una. Se vi posso dire un difettuccio, scivola tantissimo. Sto aspettando una cover che ho, accidenti a me, quando l'ho comprata ci vuole 30 giorni abbondanti per riceverla, quindi pochino. Diciamo il difetto principale di questi smartphone sono gli accessori, però insomma ormai l'ho comprata, quindi l'aspetto. Una cover in plastica trasparente magari mi potrebbe offrire un grip migliore, perché effettivamente scivola tantissimo. In questo mese non mi è mai caduto, quindi obiettivamente facendo gli scongiuri del caso sono riuscito a levarmi questo piccolo difetto della scivolosità del dispositivo. Un altro piccolo difetto magari potrebbe essere l'interfaccia, che su un Pro 5, su un top di gamma appena uscito, non c'è la Flyme 5.0, quindi magari uno potrebbe leggermente storcere il naso, perché comunque, se pensate bene, io compro il top e non ho l'ultima interfaccia. Questo è un po' una caduta di stile da parte di Meizu, però insomma spero che obiettivamente arrivi il prima possibile anche su questo dispositivo. Il display sotto la luce del sole, adesso in inverno, anzi non siamo ancora in inverno, però insomma ci stiamo avvicinando, devo dire non ho mai avuto problemi, riflette il giusto, la luminosità automatica funziona benissimo, è molto rapido anche lo switch della luminosità automatica, e quindi non ho mai, ecco, trovato la fatica di andare a leggere il display sotto la luce del sole, anche adesso 3:30-4, dove il sole sta calando molto frettolosamente, sono riuscito tranquillamente a godermi questo display. Fotocamera frontale per le foto selfie, mai avuto un problema, si scatta foto al volo, anche l'interfaccia è basilare, semplice, senza infamia, senza lode, c'è tutte le impostazioni del caso, c'è anche la parte manuale per un fotografo più esperto, quindi insomma devo dire nel complesso, ragazzi, un telefono che è meraviglioso. Non ho nessun tipo di timore nell'andarlo a consigliare a chi magari vuole affacciarsi per la prima volta a Meizu, perché questo è veramente un top assoluto di gamma ad un prezzo che non è da top di gamma.
intorno ai 430-440 euro per portarsi a casa questo dispositivo. Pensate bene, non lo so, ad brutto il paragone, forse, ma un iPhone 6S Plus da 32 giga non c'è, da 64 giga, da 16 giga costa il doppio. Ok, che non c'è il paragone, va benissimo, però comunque è per farvi capire che questi telefoni magari una volta potevano, insomma, farci un po' dire ma sono made in Cina, ma sono telefoni cinesi, sono cinesate. Siamo arrivati a una qualità costruttiva, una qualità funzionale del dispositivo assolutamente quasi al limite della perfezione. Cari ragazzi, spero di aver detto all'interno il meno possibile. Google è la parola che devo dire più spesso quando faccio magari customizzazione, quando parlo del robottino verde. Comunque ragazzi, scherzi a parte, io vi saluto, vi rimando nei prossimi video. Si è spento il microfono dove sono il dito registro, userò quella della videocamera, spero che si senta almeno decentemente. Quindi, come al solito, ci sentiamo nei prossimi video e Guerzo 86 vi saluta.